Al dolore concedete metà del tempo, ma l'altra metà, vi prego, consegnatela all'amore. Adesso tu fai un'introduzione per creare un'atmosfera, come dire, poetica. Sì, allora, atmosfera poetica Sì. converrebbe fare questo, siccome oggi, tra oggi e domani, è l'anniversario scelto da Libera per Sì. la mafia, sì, per i morti di mafia. Esatto, vai. Spiego? Allora, siccome io moltissimi anni fa, al decimo anniversario Libera, Don Ciotti mi chiese di comporre una musica per accompagnare la lettura dei morti. Lettura dei morti che è stata fatta stamattina a Roma all'Auditorium, ma in tutta Italia e in tante altre piazze. Quindi immaginando questa nostra come una piazza, forse è il caso per rimanere in sintonia con loro, con questo avvenimento, che io vi eseguo un frammento di questa musica che io ho composto per la lettura dei morti su richiesta appunto di Libera di Don Ciotti. Parto allora. Che cosa sta dicendo? 38 grammi.
Benissimo, ci vorrebbe un applauso enorme anche per la tematica. Allora, adesso vi presento brevemente Lorella, che non lo sa però, comunque trovate nel blog la biografia. Lavora, insegna in un collegio di, ce ne sono pochi probabilmente collegi, dove vanno bambini che i genitori non ce la fanno, diciamo così. Manteniamo sul leggero, quindi a volte vive delle situazioni, però non vedo Lorella, so che ci siamo tutti. Ascolta Beppe, siccome sì. Cioè, intendo precisare che è un collegio che ospita tutti, anche cioè non ospita solo ragazzi in difficoltà, ma perché se poi va, cioè, bisogna precisare, cioè, ma come tutte le scuole, cioè, trovi alunni di diversa estrazione sociale, di diversi, cioè non è che sia diverso dagli altri. I convitti in Italia ce ne sono, anche a Roma, ma sono aperti a tutti, non sono solo per i ragazzi in difficoltà. Sì, ho detto quello perché so che tu sei molto timida e non ami parlare di te. Lei li chiama gocce le cose che scrivi, sono brevissime quasi sempre. E allora, provocandola, gli ho fatto dire quello che fa, più o meno, allora gliel'ho fatto dire meglio. Allora, Lorella, le tue poesie puoi leggerle sia in italiano che in inglese, perché l'ha tradotta lei stessa. Cioè, sì, volevo fare un saluto prima in italiano, poi in inglese, ok? Grazie. Allora, un caloroso benvenuto a tutti e un ringraziamento speciale al poeta Beppe Costa e agli altri organizzatori di questo Festival della Poesia, a tutti gli artisti presenti. Spero e mi auguro che qualsiasi forma di arte e creatività possano sempre cercare il vero cuore dell'umanità, assieme al bene verso il prossimo, riscoprendo il sentimento della fratellanza ovunque nel mondo. Now in English. A warm welcome to everybody. And a special thanks to the poet Beppe Costa and the other organizers of this poetry festival. I hope and wish that every art form and creativity can always search the real heart of humanity, together with the good for others, rediscovering the feeling of brotherhood all over the world. Thanks to everybody. Grazie, thank you. Vai Lorella con la poesia. Voi mi vedete, io non mi vedo, ma voi mi vedete, l'importante è questo. La mia prima piccola goccia è questa. Nacque esule fiore, una giunchiglia, piccolo sasso di mare nel cerchio del tempo.
si commuovono le mani, pioggia di stelle a baciare gli occhi. Ora senza voce il tramonto disegna un sorriso bagnato ai confini dell'alba. Un'altra mia piccola goccia è questa. Tremano le mani, specchi di luna nel trattenere la luce del giorno. Il grido acerbo del buio accompagna fedele la nostalgia del viaggio. Canta la tenerezza coi passi lenti del tempo. Comprenderanno le anime cosa significa amare. Improvvisiamo voli lungo rotaie abbandonate, aquiloni dal filo spezzato. Fissiamo il vuoto in un orizzonte di polvere e tra le cose perdute sogniamo la vita nell'indifferenza che non sa accogliere il volto dell'umanità. Cadono ali inermi sulla terra arida senza radici a cui aggrapparsi. Un velo di tenerezza conforta le ombre nella cecità del dolore quando il buio nega lo sguardo alla ferita del tempo. In inglese adesso. E lo sai che avevo detto che le recitavo in italiano. In inglese? No, in inglese no. No, e allora preparavo, lo dicevo a... No, non ti preoccupare, perché cioè, le recito in italiano, perché bisogna sapere recitare in forma molto corretta in questo momento, sinceramente. Va bene, se ci sei domani le leggeremo in inglese, adesso non eravamo pronti. Quindi, ma non ti preoccupare. Quindi saluto l'amico, parlo in italiano, tanto poche parole. Credo che Alfredo sappia anche l'inglese, quindi eventualmente fa lui qualche domanda. Con Alfredo abbiamo una lunga amicizia, pur essendoci visti una volta sola, come con Huck e con Olimbi. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto, ci siamo tradotti e ha pubblicato questo libro che è in collaborazione con Tiberia di Pellicano Libri. Lui è una persona che crede oggi, ma ha una vita che credo sia un romanzo. Parte dal Perù. Nelle sue poesie si coglie, alcune le trovate sia nel blog Bibbia d'Asfalto sia nel mio blog. Sono state tradotte in spagnolo e in inglese e forse anzi. Mi vedete? Beppe, se tu fai scorrere la freccetta in alto, dove ci sono tutte le persone, sì. Scorre e ti vedi tu. Sì. Perché non vedrai tutti. Io ti vedo, sì. C'è una freccetta in alto. Sì, provi a farla sì, a vedere te. Vista galleria, però io non mi vedo, ma non ha importanza, non so se vedete, basta che vedete. Il libro si vede. Ti vediamo. Allora, Alfredo Perez Alencart, peruviano, ma è diventato salamantino, non spagnolo, badate bene, salamantino. Dal Perù alla poesia di diritto del lavoro, insegna, diritto del lavoro. Ha un bellissimo blog e scrive su un'infinità di giornali, quindi ci manderà dappertutto. Allora, la poesia alcanza. Alfred Perez Alencart. Muchas gracias, querido Beppe, y gracias a todos los poetas que están participando en esta giornata, en esta jornada de la poesía, para celebrar algo que nos... está en nuestras entrañas la poesía. La poesía la celebramos todos los días, pero es bueno también que un día se haya fijado para ella. La poesía alcanza. Digamos que habitamos una tierra ardiente llamada poesía, que también es voz y es fruta viva y es tallo que a diario la gente descubre creciendo ante sus ojos, o sonando cual amoroso violín cuyas notas ruedan
por el mundo, ya hechas palabras para ser sol en nuestras vidas. Digamos que en el principio era la poesía y que esta nos nutre y nos alcanza, así pasen dos lustros o dos milenios. Gracias. Gracias a te. Aspetta che pulisco gli occhiali, chissà cosa c'è andato. La poesia raggiunge. Per Ugo Murier. Diciamo che abitiamo una terra in fiamme, chiamata poesia, che è anche voce, frutta viva e gambo. La vediamo crescere ogni giorno davanti ai nostri occhi. O risuona come un violino d'amore, le cui note si diffondono in tutto il mondo, già fatte parole per diventare sole nelle nostre vite. Diciamo che in principio era la poesia e che di questa ci nutriamo e ci raggiunge, anche se passassero due lustri o due millenni. Grazie, Alfredo. Grazie. E dopo Alfredo, che rivedremo domani, abbiamo Claudio, anche lui dalle breve poesie, che però si è sforzato per il libro, forse ne ha, l'ha fatta leggermente più lunga. Naturalmente, come tutti i poeti che io conosco, non credono molto nella propria poesia, nel senso, vabbè, crediamoci oggi, perché ci stiamo volendo bene, questo è un atto d'amore. Io l'ho detto anche quando c'era Alfredo in Israele e Uc, non sapevo nessuna lingua, però con gli occhi e con gli abbracci, insomma sono rimasto con Said, che spessissimo mettiamo le nostre foto. Ecco, con un fratello, c'è un cane che abbaia, anche i cani scrivono poesia, anzi. È mio. È mio, è mio. Allora, dicevo, passiamo a Claudio, che è un giornalista che vive in Sardegna e fa tantissime cose, ha diverse associazioni, soprattutto è bravo, io lo posso dire. Dai, Claudio. Tre poesie. Marcello, preparati con l'inglese. Grazie Peppe, grazie a tutti. Ricordo, eravamo dimentichi di noi, di quell'aurora che ci colpì alle spalle, che ancora non morivamo di sguardi, ma soli accompagnavamo la morte. Avevamo le mani nascoste al desiderio e la pelle ancora non mutava. Ogni cosa era lì come ogni giorno, come se non vivesse, come non fosse mai esistita. Chissà se le nostre lingue si sono mai amate, così come gli occhi, tanto da sprecarti in una lacrima. Riguardati, mi dicesti all'imbrunire, e da allora mi perdo in questo specchio dove mi guardo, mi riguardo e non scopro mai dove posasti il tuo perdono. Sono stato cieco e bravo. Sono stato cieco e sordo per toccarti le labbra al buio, immaginare i suoni del piacere e cercarti come vagabondo nelle isole assolate. Perdermi tra i vagoni che sanno di urla e ho scordato il biglietto di ritorno. Quello di andata l'ho pagato a caro prezzo e non ho risorse per recuperarti. Mentre dormo senza riposo, sento i tuoi passi silenziosi, ma ora solo, a piedi nudi, attraverso le stanze vuote di te. Ricalco le orme che hai lasciato e sento il calore dei tuoi abbracci. Non sei più tra le mie dita arrugginite, forse trascini lontano le speranze, ma io preferisco stare qui, tra le virgole dei tuoi pensieri, dove prendi nuovi respiri, dandomi aria e sguardi illuminati, perché non sei che un filo spezzato. Chi ha il libro? Chi ha il libro vicino? Ce l'hai? 96. Come? 96, pagina 96. No, lascia stare. Il libro vicino che può leggere uno in inglese.
ce l'hai, era, ce l'hai il libro vicino? Pagina 90. Un attimo, appena l'ho vista. Balbona, non mi interessa l'albanese, mi interessa che... Le... No, la pagina, ho capito che ti interessa la pagina. Ma la sua pagina, ce l'ho davanti. Ah, ok, allora. La pagina 99, così ne leggiamo una in inglese, poi ho rimandato a blog per avere le poesie o al libro. Allora, era... Non ti sento. Ok. Stavo guagliando con me stessa. La poesia sono stata cieco e sordo? Sì, che è l'ultima che ha letto, poi ne legge un'altra. Ok. I was blind and deaf. To touch your lips in the dark, to imagine the sounds of pleasure, to search for you, a vagabond on sunny ice. Losing myself among the train cars wailing, I have forgotten to return ticket. For the departure, I would pay quite a price. And I have no means left to get you back. While I sleep without rest, I hear your silent steps, but only just now, barefooted across the empty rooms of you. I retrace the footprints that you left behind and feel the warmth of your embrace. No longer are you in my rusted hands. Maybe you are spiriting my hopes away. But I prefer this place between the commas of your thoughts, where you take new breaths, giving me air and illuminating stairs, for which you are not but a broken thread. Bravissima, eh? Grazie. Brava. Claudio, ho bevuto dalle tue labbra. Ho bevuto dalle tue labbra, tutto d'un sorso, e ubriaco di vita e di sangue, sfioro il tuo corpo, offerto dagli dèi. È un sussulto pronunciare il tuo nome, che non smette di bussare al mattino, e non dorme più la luna occidente, e insegue veloce la tua luce. Tu, radice e fiore prepotente, in questa luna che invecchia tra le dita, ricorda il mio tempo sottile, quello che non ti ho regalato, quello che ho conservato per i tuoi giovani anni. Poi lascia che io dorma tra te, un sonno dipinto dalle ali, e solo in volo resuscitami dal buio dei giorni e dammi la pace del tuo sguardo. Era? I drank from your lips, all in one gulp. Drunk on life and blood, I caress your body, offered by the gods. Tis a tremor to pronounce your name, that never stops knocking in the morning. The moon sleeps no more in the west, and hotly pursues your light. You, bewitching root and flower, in this moon that ages in the hand, remember this brief time of mine that I didn't give to you, that I saved for your younger years. So leave me to sleep between you, a dream painted by wings. Revive me from the day's darkness implied. Give me the peace of your gaze. Perfetto. Adesso c'è Alessandra Trevisan che leggerà in italiano e in inglese. Lei insegna, forse sta con i bambini. Adesso anzi non insegna. Credo che stai a casa, perché non la fate a distanza. Allora, la situazione è molto fluida, come potete immaginare, la scuola italiana è in evoluzione di ora in ora, e infatti ci sono mail a cui rispondere, ma siamo presenti. Allora, io leggerei testo per testo italiano-inglese. Così. Esatto, sì. Ok, grazie. Grazie a Beppe per l'invito, grazie a tutti voi con cui condividiamo insomma questa bella esperienza di reading profondo. C'è un coraggio solare, un coraggio inerpicato al battito del cuore, al risveglio del significato. Ho prodotto un desiderio
che conosce il centro. Lo so dire. Nella più vera coesione, nella magnifica estensione, avevamo tutti bisogno del prima, del non riconoscimento, di una vibrazione dentro. There is a sun courage, a courage climbed to my heartbeat, to the meaning's awakening. I made a desire that knows the center. I can say it. In the truest bond, we all needed the before, the non-recognition, a vibration inside. Abbiamo tutti un intercorso percorso, un quasi crogiolo di possibilità, una fuga, un sentire terso. C'è compulsione roteante, c'è forse qualcosa che non quadra dove, distante, squadra. We all have a between path, a melting pot of possibilities, a drift, a clear feel. There's a trail compulsion. There is maybe something off about where, in an instant, it squares. Guadagno il trovare nella puntualità la ricerca migliore, quello che si dice a discapito di ogni egocentrismo, il saper restare nello spazio di un'idea, nell'accoglimento del fallimento, nelle vertigini non sopite, nella scure dell'ascolto, in un qualunque pezzo di terra riconciliata all'origine. I deserve to find in a currency the best research. What they say at the expense of egocentrism, being able to stay in the space of an idea, in the acceptance of failure, in mute vertigo, in listening's ex, in any piece of land reconciled to my origin. Grazie a tutti. Grazie a te. Allora, adesso c'è un momento musicale di Marcus Vinicius, che non vi presenta, si presenta lui e si presenta con la musica, che molti di voi conoscono. Volevo però prima dire una cosa che venga tradotta da Alessandro in inglese, per qualcuno che non c'era. Allora, come è stato, quelli che avete letto, l'avete letto da un libro pubblicato nel 2019 e poi ci doveva essere un incontro che non c'è stato causa pandemia. Adesso stiamo lavorando già a un libro nuovo per quanto riguarda tutti gli ospiti nuovi. Noi siamo in 30 in tutto e invece siamo 34, quindi già un vantaggio, vuol dire che ci siamo tutti e domani saremo ancora di più. Il video non va in diretta, andrà domani o dopodomani, perché così diventa una sorta di film. Quindi questo, se lo puoi dire in inglese, sì. Così gli autori stranieri già me li hanno mandati, tendo, eccetera. Però dire che diventa un libro, perché intanto sono tutti pubblicati nel blog, quelli che non sono nel libro, però saranno un libro. Quindi avremo solo la fatica di fare gli italiani, con delle nuove poesie, perché è inutile, e siete tutti invitati con sempre tre poesie che verranno tradotte in tre lingue e forse anche quattro. Mettiamo lo spagnolo perché Alfredo sicuramente sarà felice di farli tradurre. Grazie. We are reading from a book which was published 2 years ago. But Beppe said that there will be another book, a new book, next year. So everyone from the new group of poets and the oldest one, we will bring together all of our poems and in this year. And we will publish the new book next year when we will be together in a event, in a live event, we hope so. Okay? Il mio cuore, Marcus Vinicius.
Grazie Beppe, è un grande piacere essere qua con tutti voi. Complimenti a tutti voi per questo bellissimo lavoro. Ti ringrazio anche per questo invito. E sono qua per donare un po' della mia arte, come donate voi a me questo meraviglioso incontro. Vi suono questo pezzo, poi spiego in inglese, vi suono questo pezzo che si chiama Manhã de Carnaval. È una delle opere più conosciute in tutto il mondo e questo è il mio arrangiamento per chitarra classica. The first piece that I play for you, the name is in translation from the Portuguese is Carnival Morning. It's the most famous piece and known in all the parts of the world. Thank you. L'audio disattivato, quindi gli applausi non si sentono. Mi gina le zoe in inglese. Un po' soft. Mirë, Valbona, nëse mund të më ndihmosh me diçka tjetër, me që Marsi është muaj i shumë festave, un kam një poezi për nënën, të cilën ta kam dërguar dhe në Messenger në italisht. A mund të vazhdoj me të?
E pas, e pas. A mundem të lexoj unë shqip dhe juve në italisht? Lexoj unë ndërkohë po e shoh. Okay. La mia madre, nënës, si nata kredhur në qetësi, më vi fjalët e tua nën, dhe jashtë ku i bardh, i butë si bora, janë duart e tua që më ledhatojnë kur flas me rudhat e tyre. Flokët, ato stinja ari, ti dua më shumë se çdo vallëzim në botë. E margaritaret e shpirtit thurur kuror, mbi krye do t'i vë, shpërblim për dramën jetësore. Ishin të shkurtra, prandaj lexova ty. Okej. Okay. Beppe, posso leggere la stessa poesia in italiano? Me l'ha chiesto Michela. La poesia è breve, se può. Poesia che sapo leggere ti. Është ke antologjia që ka bërë Bepe? Poezia dy sy, poezia e parë që e lexova në shqip, sepse kështu më është kërkuar në email, është në antologji. Kam pasur për ta lexuar dje, por dje thashë neve nuk ishim drita dhe as internet, e prandaj nuk e lexova dot. Okay. Prandaj edhe atë poezi të njëjtën e lexova dhe sot, pra poezia dy sy. Okay. Në rregull, në rregull. 7 vargje. Secondo la scritta. Okay. Secondo la scaletta, okay, doveva leggere due occhi. Mi dici qual è? Sì, sì, ha letto proprio due occhi, Beppe. Due occhi a me. E poi qual ha letto? Ha letto una poesia per la madre che non è sull'antologia. Comunque, posso avvisare Michela che stai leggendo tu in italiano? Certo. Ok, grazie. Avendo il libro lo comprende. Ok, mi sembra che la pagina è 16. La pagina è 17, la pagina che sto 17, leggendo. Ok, va bene. Michela, poesin do ta lezoj Beppe in italisht, ka e lezojmo per se un. E poi aspetta che io parlo in italiano e tu glielo traduci in albanese, così ci segui. Okay. Ok? Ok. Ho aperto due regali questa mattina, erano i miei occhi, per vedere nei tuoi occhi il cielo blu, quel mare profondo e azzurro, come il primo giorno, la loro magia, mezzaluna crescente e poi la luce del sole. Adesso un attimo solo, gli dici che lei legge in inglese, se vuole, idealismo. Michela, do lexosh në anglisht idealizmo sot Beppe? Këtë i kam në program për nesër. Unë sot lexova vetëm dy sy që ishte e dieshme. Ndigjo, Michela, mos e zgjasim. Lexoj sot, do ta lexosh dhe nesër. Michela legge idealizmo in albanese. In albanese, perfetto. E poi la ciliegia. Ed io leggerò in... Ok, glielo posso dire? Certo. Michela, Lexo idealizmo në shqip dhe pastaj ciliegja, qershizëm. Okej. Okay. Në rregull? Okej. Okay. Grazie. Idealizëm. Idealizëm je dashuria ime. Të dëgjoj në trokun e hapave pas mesnatës, kur çifte nguten të shkrihen në puthje. Të ndjej në fëshfërima fustanesh, kur vajzat mbulojnë gjitë, harrojnë zbuluar gjunjët. Të flas në emrin tënd, amor, siç të quaj të mperëndit kur të ulën në prerin e përjetësisë. Të përqafoj me krahët të purpurt në ëndrën e parë dhe të fundit, veshur në mëngjes, zhveshur në muzk. Të prek orëve që zvarrit dita kur pëllëmbët orientohen pa hartë në lartësinë e bardhësuar ndër re. Të mbaj në prerin e ngrohtë, në jashtëkun e butë, nga fëmijëria në pleqëri, dashuria ime, idealizëm mbetesh ti. Idealismo sei, amore mio. Ti sento nel calpestio dei passi dopo la mezzanotte, quando le coppie hanno fretta di fondersi in baci appassionati. Ti sento nei fruscii dei vestiti, quando le ragazze coprono i seni dimenticando le ginocchia scoperte. Ti parlo col tuo nome, amore, come ti hanno chiamato gli dèi quando ti hanno fatto scendere nel grembo dell'eternità. Ti abbraccio con braccia di porpora nel primo e nell'ultimo sogno, vestita all'alba, svestita al crepuscolo.
ti tocco nelle ore che il giorno trascina, quando i palmi si orientano senza bussola nell'altezza biancheggiante tra le nuvole. Ti tengo nel grembo caldo, nel morbido cuscino, dall'infanzia fino alla vecchiaia. Amore mio, idealismo, rimani. Adesso leggerà La ciliegia, mi pare che si chiama, che è l'ultima di questa antologia. Lei legge quindi in inglese o in albanese, come preferisci. Michina lezzo osim anglis. Bashkë me qershorin qelëm buzët e mia, u skuqën për vëluan, pikë pjallë mi pikuan, aty në fillim verë, kur ëndrën ta fala një herë. Dhe më pas, në çdo natë më pas, kur si qershize vogël të dash. Këtë vit, sa gjethe të reja dollën, meditimet shumë largë një përcollën, dhe frynte, shfrynte dërdek, një mallë që ka plonte çdo fletë, më lehtë shtrëngonte më tunte, në mendje ëndrat përkunte, sa kokra ram mbi tokë, o fshamat si mbajtën më dot, të ndjej, të dua, të kam, qershis e buzës tënde jam. La ciliegia. Con l'arrivo di giugno scocciano le mie labbra, si arrossano, si infuocano senza stillare polline all'inizio dell'estate, quando il sogno gli ho donato una volta. E poi ogni notte che passava con una piccola ciliegia mi sono data. Quest'anno, quante foglie nuove sono sbocciate, i pensieri li hanno scagliate molto lontano, il vento soffiava e sbuffava scuotendo i rami, un desiderio che catturava ogni foglia, mi accarezzava, mi scuoteva, nella mente i sogni cullava. Quante ciliegie sono cadute per terra, i sospiri non potevano più tenerle. Ti sento, ti voglio, ti possiedo, sono la ciliegia delle tue labbra. Igena Arlati. Andiamo avanti. Allora, Marcos Vinizio. Spegnete i microfoni, chiudete i microfoni, così si sente meglio. Sente, ecco, ok. Okay.
è magnificente. Ragazzi, uno dei primi pezzi che ho scoperto di Segovia, che poi c'era anche Alirio Diaz, Bach, eccetera, questo è un brano, credo uno dei più conosciuti al mondo, e lui l'ha, come dire, ha superato, perché credo che sia uno scopo. Grazie, grazie, troppo gentile, Beppe, no, troppo gentile. Vuoi dire qualcosa? Io ti provoco, vuoi dire qualcosa di più di questo ricordo di Aram? Vuoi dire qualcosa di più? Nel tuo studio, quando l'hai studiato, quando ti sei cimentato? Sì, questa è la prima volta che ho suonato, che ho studiato questo pezzo, avevo 15 anni, no? Infatti, allora vi racconto solo in pochissime parole, Francisco Tarega, questo pezzo è dedicato a Joaquín Nin, che era un mecenata in Spagna, e Francisco Tarega, perché sappiamo tutti noi, fare l'arte è veramente molto difficile, no? E non solo in questo periodo, no? Ma anche in quel periodo, sì, stiamo parlando lì della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, Francisco Tarega doveva lasciare la chitarra perché non riusciva più a sopravvivere. Allora, in uno dei suoi, che lui aveva definito che sarebbe l'ultimo concerto della sua vita, questo Joaquín Nin, che era un grande mecenata, un uomo di molta ricchezza, ha detto, ora da ora in poi, maestro Francisco Tarrega, lei deve occuparsi solo di suonare la chitarra, il resto ci penso io. E infatti Tarrega ha scritto questo pezzo dedicato proprio a lui. In realtà nella prima parte si sente molta tristezza, nella seconda parte, che è una tonalità maggiore, si può percepire proprio la gioia che lui trasmette per il fatto di riuscire a continuare con la sua propria arte e a continuare a fare la musica che ha fatto. Ti posso chiedere se la puoi sintetizzare in inglese? Ok. Grazie. This piece is written by Francisco Tarrega. Of course, many, many years ago, Francisco Tarrega decided to stop his career because not having that time, that occasion, having cash or money, no, to survive. And this concert, the last concert, Tarrega have the great opportunity to know Mr. Joaquín Nin is the great, great man and rich man. And that Francisco Tarrega, maestro, from now, I pay for you all your necessities and you continues to play your magnificent guitar and your magnificent music. And in the next concert, Tarrega writes this piece, plays this piece in homenage to Mr. Joaquín Nin. In fact, in the first part of the piece, it's in A minor, is the heavy sadness. In the second part is the A major and reflects the great hope that Tarrega feel in that moment. Grazie. Adesso abbiamo non te ne andare, Marcos, se non hai lezione, se stai con noi, che dopo farei un altro brano. Allora adesso c'è, sì, certo. Nicole che è stato presente ogni sera, se mi apparirai, volevo fare una comunicazione di servizio, ma siccome appunto poi taglierò i pezzi che non c'entrano, Nicola stavolta, l'omaggio a Claudio Lolli lo facciamo domani, però, perché domani Marcos non c'è, ha cambiato la giornata, quindi io ho cambiato. Quindi tu stasera completerai, quando chiudiamo farai il pezzo di chiusura, ma l'omaggio a Claudio Lolli domani, così sarà un po' più vasto. Quindi Nicole Locca, leggi devi leggere le due poesie dal libro, e ci sei stato anche ieri. E se mi apparirai, ho visto a mezzanotte, dopo Agnese ce li ha e te le leggerà in lingua inglese. Grazie, Nicole. Grazie a tutti. Io sto leggendo all'inizio
la mia poesia d'altro tempo, perché l'altra poesia ho letto ieri. Oh, ma poi tanto ne hai letto una ieri, giusto? Ora devi... ho letto ieri. Sì, devi leggere le altre due. Sì, sì, certo. Ok. L'altro tempo, koha tjetër. Erdhë të më thuash se fjala është e ajrt e nuk ka formë. Premtimi është një lojë, se qeni dhe njeriu janë njësoj. Erdhë të më thuash koha të plak me hile, dhe rrudhat në ball t'i dhe t'i nzisht. Duke të thënë fjalë dashurie, po me qënë fjalë hon me hon, se ku harri ngusht në pulsin tëndë. Në eter, një kohë tjetër po vjen, koha jote me një tjetër diell, me një tjetër hën. Allora Agnese legge L'altro tempo in italiano. L'altro tempo di Nicole Loca. Sei venuta per dirmi che la parola è vento, che non ha forma. La promessa è gioco, che il cane e l'uomo sono identici. Sei venuta per dirmi che il tempo ti invecchia barando e le rughe sulla fronte te le mette furtivamente, sussurrandoti parole d'amore. Mi hai inviato parole che balzano da un abisso all'altro, che il tempo rimane stretto al tuo polso. Nell'etere un altro tempo sta arrivando, il tuo tempo con un altro sole, con un'altra luna. Grazie mille. Grazie. Adesso leggi l'altra. La mia seconda poesia. Ho visto a mezzanotte campar në mesnat. Campar në mesnat, qiellin mistik për tokë të shtrirë. Mbi të yjet deshin me frymë dhe shkonin e vinin mbi një të fshehtë. E mira flutura mbushin me ngjyra një hapësirë të zbrazë. Kam zbritur shtatë shkallë nën shtatë hjeqesh, kur rritë për plaseshin në bregë si dalë. Kam shkilu me këmë, hjen ti me pengë, sa po merë dhe i pranë, e shkela adhimi. Ho visto a mezzanotte di Nicole Loca. Ho visto a mezzanotte il cielo mistico steso sulla terra. Su di essa le stelle si ubriacavano con l'aria e andavano e venivano sopra un segreto. Migliaia di farfalle riempivano di colori uno spazio vuoto. Sono sceso per sette scale sotto sette ombre di cieli, dove le nuvole si schiantavano sulla riva come le onde. Ho calpestato la mia ombra ostaggio appena mi si è avvicinata. L'ho schiacciata senza alcun dolore. Grazie. Perfetto. Dunque, adesso c'è Antonio Vanni che però è sparito. Eccolo. È lo scherzo del... Allora, Antonio, leggi le tre poesie che ti toccavano. Sì, quello che leggo. Una lacrima nel mare. Volevo raccogliere una perla per te, per renderti ancora più bella. Ma giunto in fondo al mare, che distrazione, non so nuotare. La tocco appena un po', nessuna risalita oramai verso te il cielo. Una lacrima nel mare, che vuoi che sia, non gonfia l'onda, non bagna la spiaggia, non fa nulla di ciò che ha nel cuore. La passeggiata. Ho rubato un laghetto dalla collina, l'ho nel taschino della mia giacca,
un po' umidi i piedi se cammino nel vento. Allora lancio uno sguardo al sole, così da bruciarmi le ali, per restare per sempre qui accanto al laghetto collinare, rubato per amore, chiuso nel taschino, umidi piedi se mi perdo nel tempo. Luciano. Il sepolcro di Luciano è un ruscello di ortensie. La sua mamma ogni giorno, dalla poca assenza del dolore, fa sbocciare un fiore che adagia accanto al suo bellissimo sguardo in bianco e nero, forse perché non vuole lasciarlo cadere da solo nell'acqua, ma insieme ad un fiore sì, è obbligata a lasciarlo andare via ogni mattina, ma fino al tramonto, poi torna e sorride. Grazie Antonio. Adesso, prego. Che era arrivata, ieri non è arrivata, è arrivata, poi l'ho vista, la vedo, finalmente, insomma, pare che ci sia, non è che ti abbia saltato, Stefania Di Lino. Volevo concludere per quanto riguarda Antonio, perché lo possono chiamare, che lui sta sempre coricato, in quanto sta in ospedale, fa dei turni massacranti, vede morire in Molise tantissime persone, è una delle regioni massacrate dalla sanità. E infatti tempo fa mi diceva sempre, ti telefono, te li mando, e non mi telefonava mai, non aveva, era insomma in queste condizioni, quindi un pensiero e un grazie che anche ieri, se malgrado la stanchezza, sta intervenendo. Ma ci vedremo oggi, si vede che gliel'hai detto anche tu, Alessia Giampietri, sono informati che domani ci sarà. Sì, gliel'ho detto, sì. Un omaggio a Francesco, hanno mandato tanti cuoricini. Allora, Stefania Di Lino legge le due no gocce, come li chiama, il microfono devi attivare, c'è sotto, c'è attiva microfono. Eccolo. Mi sentite? Perfetto, basta attivarlo, è come quando... Tu non puoi entrare in una casa se non hai la chiave, né ti rispondono se il telefono non suona, se metti il silenziatore, quindi è la stessa cosa. Ho imparato presto, questi vecchiacci imparano prima dei giovani. Allora, Stefania Di Lino è compresa nel libro, e quindi prego, in ordine alfabetico, a Era poi, di leggere la più breve. Non lo stiamo facendo per gli italiani tutti, però visto che il tempo c'è, stiamo bene fra di noi, Stefania si prepara a leggere la poesia, le due poesie, e la seconda poi la legge in inglese, Era. Ok? Vai. Okay. Non tutte, perché mi sembrano lunghe, o tutte, Beppe, non ho capito, scusami. No, legge le poesie che sono nel libro. Sì, lo so che sono lunghe, ma che faccio, te li accorcio? No, va bene. Però in linea eccezionale, una la leggiamo in inglese anche, la seconda, che è più corta, ok? Sì, veramente sono lunghissime, vabbè, ma casomai... Sì. Allora, niente, faccio una scelta rapida e vi leggo. Della prima fai una scelta rapida che è lunghissima, la seconda magari la facciamo tutta, ok? Grazie. Allora, non amo camminare in una città blindata, militarizzata. Si organizzano temendo l'assalto rabbioso, innalzando muri e srotolando filo spinato a doppia lama tagliente made in Israel. Neanche fossimo in Palestina o nella Val di Susa, si riassettano gli stati generali per schiacciarci con la loro economia, i loro blindati. Ed eccoli, i palazzi del potere a Corso Rinascimento a Roma, che impediscono il passo e il libero fluire delle genti e delle idee. Gli arroganti, i prepotenti erodono a poco San Pietrino dopo San Pietrino,
che erodono città, strade, vicoli narranti, risonanti ancora di voci e persone, di canti e di amori, di esistenze povere che un giorno nacquero e si riprodussero, forse anche felici, perpetuando lo scuolo di schiavi, si riprodussero, forse anche felici, malgrado l'ombra funesta, incombente, dominante, malgrado l'ombra funesta del potere, di andarsene, andare via, di partire, lasciare, mollare, mollare, abbandonare questo posto, salutare o non salutare, via, via, scappare, andare, prima di tutto, prima di voi. Allora, era la pagina 62, l'ultimo capoverso, poi la pagina seguente, già, tu sai anche l'italiano, quindi ti sai regolare, in modo che anche gli altri capiscono. Sì, anche la 64? Pagina 62, in inglese, l'ultimo capoverso, l'ultime sette righe, sì. Ok, I do not like to walk through... E poi, sì, e poi il seguito nella pagina successiva. Okay. Anche perché Stefano non sa quando è lunga la poesia di papà, non l'ha sentita. cioè non lo devo leggere tutta quella poesia. Dove ha letto lei intanto? Okay. I do not like to walk through a militarized armored city. They are getting ready in fear of raging attack, building up walls, unrolling a barbed wire, a double sharp blade made in Israel, as if we were in Palestine and in Val di Susa, States General are readjusting to crush down their economy and their trucks. Here they are. The palaces of the power along Rinascimento Street in Rome, preventing people and ideas from passing by and freely flow. The arrogance and domineering ones, they are eroding little by little. È un po' difficile perché è così. È scritta un po' così. Sì, sì, è difficile, mi rendo conto. È scritta non con i versi. È uno stile unico, c'ha le belle. E le parole sono appiccicate. È una scrittura impossibile, lo so. Ti ho messa alla prova, era. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie a te, mi dispiace. Intanto è importante essere nel libro, avere dato un senso alle tue parole. Adesso vedo che si è collegato di nuovo Paul, sono ben felice di vederlo. Quindi però c'è... Ah, è il tuo turno, era. Tu ne leggi una, per punizione. Okay. È ombre del vento, poi... Ti posso chiedere anche un favore? Dimmi. Posso leggere, cioè, l'ho scritta solo in albanese, la poesia... Dopo che mia mamma è diventata un angelo? Quella sicuramente. Intanto leggi Le ombre del vento perché è brevissima. Poi quella dedicata a tua mamma, e in italiano la sai pure, no? Così. È un po', non lo posso fare. Mentre te l'avevo scritto, ho tentato, ma siccome era nella fotografia non l'ho potuta dare, se no ci sarei... La mamma. È un po' difficile, mi viene difficile. Allora, intanto questa è brevissima per convincere, okay, Stefania. La poesia che sto leggendo si chiama Le ombre del vento. Sola, fusa tra le orme della brezza, ero, cerco il vento. Io e lei dimoriamo nella stessa barca, il passato e il futuro, come le sembianze del presente li bacio. In inglese, per favore. Posso leggere in inglese? Ok. The poem that I'm going to read, it is... called her name, The Shadows of the Wind.
all by myself, lost in traces of breeze. I wander about seeking for the wind. He and I, dwelling in the same vessel. I kiss the past and the future as though they were reflections of the present. La poesia è dedicata alla mamma. I'm going to read the poem, an Albanian poem written by me after my mom became an angel. So it was very difficult for me to rewrite it in another language. Mam, rukhtimi yt fizik, lerni qiel, nuk quhet zi. Se ti shpirtin e ketë bardh, je, nuk isha. Po e shkuar të ty nuk ka vënd. Spirti yt këndon, dashurisht për ndanesh, sa her marë fry. Nuk të quaj humbje, ti për ne je drita e shpirti ton. Je fitore dhe nga dnim, sa her syt i hapim dhe i mbyllim. Rukëtimi yt, fizik, nuk është fatkeqësi, për ne je vetëm fatmirësi. Ti nuk je dhe kur nuk do t'jesh kujtim. Se ti tani shpërndarshme. Edhe dhimbjen e ke fortë të ëmbël. Ne qajmë, por nuk vajtojmë. Lotët tanë janë lotë dashurie dhe gëzimi, jo hidhërime. Të duam. Bene. Grazie. Adesso Alessandra dovresti dire a Said di leggere la poesia che in italiano io ho tradotto Sogni di Contadino e poi la leggerà in italiano Marcello. Dopodiché abbiamo anche Pollo, dopo si prepara Pollo. Allora Said, glielo dici? Ok. Said, can you hear me? Yes. Okay. Yes. Can you please read the poem about the dreams of a farmer? Yes, yes. Okay. In your language, and then Marcello will translate it, will read it in the translation. Okay. Thank you. Al-Qasida. أحلام جرار بيزحف الليل بيزحف الليل سيل على الميادين والجرايا والسهول وعلى الشوارع والحواري والبراري والمآدن والصحاري والحقول ونام الموال ينام الموال بحضن الصبايا ونغم الأرغول وتبدأ الأحلام تبدأ الأحلام تسرح بين الدور والدور بين البيوت الصفيح ودور الطينة وحيطان القصور إلا جرار إلا جرار حلمه مش بالليل حلمه في الصباح حلمه بالنهار حلمه بشنطة مدرسية بسحاب جرار وعلاجة وجرار وجزمة جديدة وجزمة جديدة أو حتى بستار بدل الشبشب الأرضي اللي انهرى وانبرى ومع الأيام انهار ويحلم يحلم يحلم جرار سندوتش همبرجر وصحن طرشي ما فيهوش زلط ولا مسمار
بدل سندوتش الدقة والشطة والفلفل الأحمر اللي من نار نفسه برمانة وشمامة ومديحة الشوارع كمامة من ريحة المجاري ومن اللي حاصل واللي جاري ياما ياما جاري بين الدور وسط الحواري ورا البيبان على صور الحيطان فطر الحيطان تعبان وحنشان بلغ الخطان خطان الشمس المستحية تخش المكان وتقول احنا في عز النهار يحلم يحلم جرار ببان بابا نويل وبلاد الشمس اللي كانت أم غزة بيحلم بالهمس همس الفراشات تحت ضي القمر بيحلم بالشجر يحلم بالسهر وحكاوي العجايز شاطر حسن وابو رجل مسلوخه والحجه حسن بيحلم بفصل دراسي نظيف ما فيهوش تصنيف ولا تعريف بالالوان والعنوان نفسي في علماء ومثقفين ومحايدين والوطن وبس ملهمش لا شمال ولا يمين يومها ويومها بيتحقق حلمي لو نمت في الشارع انا واخواتي بننام امنين في امان بننام في حضن بلدي بننام في حضنك يا فلسطين Thank you. شكرا Sogni di contadino Si avvicina la notte come ruscello su piazze villaggi pianure strade quartieri terra minareti, deserti e campi. Dorme il racconto negli abbracci delle ragazze e il suono dell'argul. I sogni iniziano il giro per le case attorno a baracche, fatte di lamiera ed altre d'argilla lungo i muri dei palazzi. Lui non sogna di notte, ma di giorno. Sogna di avere uno zaino per la scuola, con una grande chiusura, una medaglia, un trolley e scarpe nuove, o almeno una pantofola nuova al posto di quella che è già consumata, distrutta solo il giorno dopo. Sogna di avere un hamburger e un piatto di sottaceti senza pietre, né chiodi, seppure piccoli, e al posto di un panino di docca, peperoncino piccante e rosso come il fuoco. Ha voglia di melograno e di melone e di una mascherina
per proteggersi dall'odore delle strade e dei tombini, perché tutto ciò che è accaduto è troppo, tutto ciò che accade tra le case e le strade, dietro le porte, sui muri, sulle pareti. Un serpente che ingoia i raggi del sole, che si vergogna di sorgere e dire che siamo a mezzogiorno. Lui sogna Babbo Natale nel Bila Desmas, che era ieri a Gaza. Sogna il sussurro, un sussurro di farfalle sotto la luce della luna. Sogna gli alberi, sogna di non dormire per ascoltare il racconto dei vecchi come il bravo Hassan, l'uomo dai piedi scorticati, la signora Hosn. Sogna una classe pulita, senza differenze, senza discriminazione di colori o provenienze. Nella mia patria vorrei scienziati colti e neutrali. Solo in questo caso il mio sogno diventerebbe realtà, anche se io e i miei fratelli dormiremo per strada, saremo al sicuro, stretti nell'abbraccio del mio paese, dormendo nel tuo abbraccio, Palestina. Marcos c'ha il microfono disattivato. Marcos, il microfono. Ok, mi sentite? Sì. Ok, questo pezzo è stato scritto da un chitarrista che si chiama Garotto, Augusto Aníbal Sardinha, brasiliano, e il grande Vinícius de Moraes ha messo la poesia. Si chiama Gente Humilde. This piece, the name of this piece is Simple People, and write by Garotto, Augusto Aníbal Sardinha, and the poesy is was written by Vinícius de Moraes. This is my arrangement for classical guitar. Thank you.
mandare dei baci, visto che gli applausi. Allora, però che Alessandra lo traduce in inglese, noi abbiamo fatto con Nicola un CD, però sono alcuni anni che Marcos deve fare la musica per le mie poesie, perché ci vogliamo molto bene, ci stimiamo. Mi pare che ci siamo sbattuti, ci siamo dati una cornata quasi quando ci siamo e ci siamo detti maestro, maestro, e abbiamo incrociato le teste. Quindi ad aprile esce il disco dove c'è anche la presenza di Marcos con un brano, La fine del poeta, che ad alcuni l'ho mandato per sicurezza perché mi sembrano sempre poesie brutte. Davanti alla musica poi, che è universale, che tutte la capiamo, quindi la facciamo quasi in pubblico perché dopo domani questo video va, quindi questa parte non la taglio, la chitarra ti è arrivata da Brasile, facciamolo per il Brasile, perché ammettiamo che guadagniamo dei soldi, li mandiamo a Gaza e a qualche altro. Perché questa è la tua vita, il dono che hai avuto da Dio, tu ci credi, hai questa fortuna, vorrei crederci anch'io. Ecco, lo doniamo agli altri. E a proposito di donazioni, io ho conosciuto Pollo perché ero in Kosovo, quel deficiente disgraziato di Faradin mi aveva buttato a qualche chilometro e al terzo piano di una specie di pensionaccia. E in Kosovo un albergo buono costa 10 euro. Lui prende i soldi dal comune, dallo Stato, e però se avevi un bicchiere d'acqua e un caffè, il caffè te lo dovevi pagare. Pollo, visto questa mia difficoltà, non sapendo una parola di italiano, si è messo d'accordo con un altro amico poeta, si sono messi in una stanza e mi hanno ceduto la loro, in un altro albergo che non è che era meglio, ma non c'erano tre piani da fare a piedi. Quindi questa è la generosità che spesso i poeti non hanno, i poeti italiani, i poeti forse europei, non lo so. Io vi abbraccio tutti, non per chiudere, ma perché finalmente poi, eccolo là, si spostano queste persone. Vi state fermi un po', poeti? Cioè, le figurine si spostano, quindi c'è quella signora che ride e vorrei che dicesse il suo nome, visto che è vicino a Paul, è più o meno. Più o meno. Lo devo tradurre in inglese? Sì, più o meno, insomma, diamo il benvenuto a Paul, insomma, che ha avuto difficoltà con noi. Lui sta in Paul, Beppe, has thanked you about your non mi viene, scusate, for your welcome to Kosovo, because people in Kosovo, they didn't welcome him very well. They put it in a hotel that wasn't very good. So you and another one that I do not remember the name now, took him to a room and made it possible for him to have a good time in Kosovo. So he is very grateful to you for everything. Allora, Pollo deve leggere la poesia perché domani leggerà altre due, deve leggere quella che abbiamo tradotto, l'ha mandata lui, non mi ricordo più, Al sole, no, Al sole della sera in compagnia. Paul, you have to read the poem that Peppe just mentioned. Come si chiamava in italiano? Al sole della sera, scusa, in compagnia. Le scrivi after show. Poesia della scaletta comunque, perché sicuramente... You have to read the poem that it is written in the program, in the schedule. Selv skrev i aften sol. Gennem blækket far en besluttet kreds op i musikken, og midten af lokalet er en bogstav, der mod det tøvende i et ord, når ud til tegnene skraveret i væggen. Kroppen holdes op mod en dør, og den åbnes med et brag af rungende knæskal. Det skygger danner mønstre, trukket ned i billedernes skrift. Selskab i aftensol. Gennem blækket
faren besluttet kreds op i musikken, og midten af lokalet er et bogstav. Der måtte tøvende et ord nå ud til tegnene skraveret i væggene. Kroppen holdes op mod en dør, og den åbnes bare af rungende knæskaller. Det skygger, danner mønstre. Lederne. Selskab i aftensol. Marcello. Eccomi. Al sole della sera in compagnia. Attraverso l'inchiostro, decisa, accorre una cerchia nella musica e il centro del locale è una lettera che contro l'esitante in una parola ai segni si appressa tratteggiati nei muri. Il corpo tenuto su contro una porta che s'apre con uno schianto di risonanti rotule, le loro ombre creano modelli tirati giù in una scrittura di immagini. Allora, aspetta che il microfono, mi sentite? Sì. Allora, adesso un'anticipazione, perché domani sicuramente, anche oggi ce l'avamo tutti tranne due, vorrei, perché domani non lo faremo, era papà c'è, non so se c'è, mi pare che è scomparso. Allora, forse lui se n'è andato perché doveva finire un lavoro? No. Però domani sì. Sì. Allora, siccome una parte di noi, io ho incontrato te grazie a papà, però io ho incontrato Limbi, ho incontrato altri che non ci sono qua, Limbi non c'è neppure, grazie a Naim. Poi ho portato Naim in Italia, abbiamo fatto 3 edizioni del libro e abbiamo venduto tanti libri perché ha incontrato più di 3.000 studenti. Non so come ho fatto, veramente non lo so. Non ci abbiamo rimesso manco un centesimo. In un giorno solo, poi lo traduce, poi proviamo anche la voce di Alessandro, lo dice anche tu che l'hai conosciuto. In un giorno solo abbiamo fatto 3 scuole, una cosa assolutamente pazzesca. Abbiamo fatto la mattina a Brescia, il pomeriggio a Verona, e la sera in un altro paese vicino Verona, poi oltre le scuole. Cioè abbiamo fatto 5 eventi in un giorno. È chiaro che poi, siccome è stato un anno che avevo fatto, credo, quasi 300 eventi, senza che nessuno ne abbia parlato, tranne il Corriere della Sera, un trafiletto, o il Tempo che ha fatto l'intervista a Naim. Però è stata una cosa bellissima. Ecco, quest'uomo mi è venuto a mancare. Era un fratello, un figlio, un papà. E mi diceva, è venuto a mancare, perché? Lo devo spiegare, poi magari fai la sintesi. Perché anziché andare in ospedale a Milano per curare il cancro dove operava un suo cugino, oppure andare a Tel Aviv dove c'erano medici meravigliosi, per stare vicino alla famiglia, alla figlia soprattutto, rapporto uguale a quello che ha questa ragazza con il padre, è andato in un ospedaccio che ha i confini fra la Siria e Israele. Ospedale dove non ci sono le ferite di guerra, non c'erano competenti. E mi diceva sempre al telefono ce la farò. Non ce l'ha fatta. Lo aspettavamo per premiarlo sul lago di Garda. Scusate perché poi non mi ricordo perché mi emoziona sta cosa. Ed è venuto il cugino di Milano a ritirare, e lui era già morto. Malgrado questo, qui l'anno dopo mi hanno invitato, ma non avevo, anche perché io
in questi casi non mi vergogno a piangere, insomma, perché già era morto un altro amico arabo quando era andato via. Questa persona che aveva solo delle fotografie con me e Stefania, non aveva altre fotografie, quindi quando l'hanno commemorato e mi hanno fatto salire sul palco, c'erano solo cioè le uniche persone, era un artista, uno scultore, e le uniche fotografie erano, ho detto troppe cose, scusami, era, se vuoi tradurre la sintesi, che stiamo parlando di Neil. Lo può fare qualcun altro, perché per me è una parte che mi tocca molto, specialmente in questo periodo, perché è una delle cause che ho perso la mia mamma, così. Lo può fare qualcun altro. Non te lo volevo ricordare. È indimenticabile. Allora, se riesci a tradurre per gli amici quello che ho detto a proposito di Naim, poi leggerò una poesia e tu la leggerai in inglese. Grazie. Quale parte di Naim? Perché sono un po'... Sì, quello che ho detto di Naim, insomma, va bene, la sintesi prova che stiamo parlando di un poeta arabo israeliano. Ok. Pepe has been talking about Naim, a poet that comes from Israel. Tomorrow they are going to talk about him. Now he has become an angel too. And he and my father, Uk, they are going to talk about his career, his humanity, about him as an artist, but also as a human being. He also talked about another person. I forgot his name because he passed away from the same reason that my mom passed away. So I got distracted and he passed away and he was going to be honored with an award. So now Bebe is going to read a poem in Italian and then I will read it in English. Bene. Okay, Bebe. Sì, è a pagina 12. 12? Pagina 12. Sì, è sul massacro dei bambini. L'ho tradotta dal greco, quindi con qualche difficoltà, però quando si conosce la persona e l'idea, a volte, insomma, il fatto di non sapere la lingua molto bene non è un difetto, e di non sapere la poesia è il difetto. He has translated this poem from Greek. Maybe it's not translated it properly, but sometimes not knowing the language is a good thing, because when you know how to read poetry, you know to how to understand and to translate every kind of. Ben. I bambini in tenera età si fissano occhi dentro gli occhi e parlano l'uno all'altro nel silenzio fragoroso del linguaggio della morte. Non riuscivo a capire. I bambini in tenera età vivono e ancora più teneramente vanno alla morte. Così il poeta scriveva, non in ebraico, non in arabo, né in altra lingua. I bambini massacrati non hanno lingua, come il cielo testimonia. Sembrava parlassero, ma non riuscivo a capire. I bambini in tenera età vivono e ancora più teneramente vanno alla morte. Così il poeta scriveva. Dio del cielo, che comprende molto di più tutto ciò che la tua saggezza ha inventato, la tua sapienza mi sovrasta e non ti accuso. Per un momento, cose che non devono essere dimenticate vengono dimenticate. L'uomo possiede la ragione, l'animale il cervello, ma non ne sono sicuro. Per chi dei due sarebbe più facile capire quando il poeta rivela il crudele segreto della morte? Morte qui,
morte là, un bimbo qui, una bambina là, strappati alla vita, condotti alla morte, un pianto non ancora iniziato, un pianto non ancora finito. Questo era Neymar Haid. Domani, Erati, che faremo un omaggio un po' più lungo a Naim, tu c'hai il libro di Naim perché avete tradotto dal libro che abbiamo pubblicato noi in albanese, ricordi? E c'è quella poesia lunga che dice che i poeti non muoiono mai, insomma. Adesso penso che non la canzone di Galilea, l'altra non me la ricordo, però è quella che è qui o un'altra? No, chiedo a papà, forse il libro che ha tradotto papà è ok, lo deve leggere domani lui, perché domani lui la legge possibilmente in albanese, in inglese e in italiano. Sì, in italiano papà, in italiano noi la leggerò io casomai. Allora, siamo quasi per finire e quindi l'orario che avevo calcolato era giusto. Ho detto quasi perché adesso abbiamo la musica di Nicola Lesini che conclude questa serata. Grazie a chi è intervenuto. Concludiamo proprio con la musica. Ci salutiamo con le manine, che viene molto bene poi quando sentiamo che sta finendo, senza parole. Perché domani ci rivedremo e poi speriamo di rivederci a Roma e in Sardegna. Vi saluto tutti. Nicola Lesini. Thank you.
Thank you.